Mattinata all'insegna della festa popolare in Piazza della Vittoria a Lodi. Per San Bassiano, patrono della città e della diocesi laudense, si è fatto spazio alle tradizionali bancarelle degli ambulanti, con angoli riservati alle caldarroste e ai marroni, ideale prolungamento delle feste natalizie appena trascorse. In cattedrale, oltre alla visita alle spoglie di San Bassiano, l'attenzione si è concentrata sulla celebrazione liturgica solenne alla presenza di centinaia di fedeli. Piatto più forte è stato anche quest'anno l'assaggio di trippa offerto sotto i portici di Palazzo Broletto dalla Proloco. L'attesa era motivata anche dalle peripezie che la Proloco ha dovuto affrontare per garantire quest'anno la degustazione gratuita. L'ospedale Maggiore, come noto, non ha più messo a disposizione le sue cucine per preparare i 25 quintali di trippa alla Lodigiana e la Proloco ha dovuto trovare una soluzione alternativa. Il pentolone per cuocere il manicaretto è arrivato dal Piemonte, mentre la Croce Rossa ha allestito un'apposita cucina da campo per cucinarlo. Visto il gusto con il quale i lodigiani e non hanno mangiato la trippa e la lunga fila formatasi per ricevere il piatto, tutto è filato liscio, aprendo una nuova stagione per la degustazione della trippa di San Bassiano.